E oggi vi parlerò di React Hook Form. In realtà vi condivido quella che è stata la mia esperienza con questa libreria, che ho iniziato ad adottare, diciamo, per i motivi che vi mostrerò. Avevo voluto usare un format un po' diverso stavolta, cioè, voglio partire con una storia, raccontata con qualche disegnino. Immaginiamo che dobbiamo sviluppare un form abbastanza complesso, diciamo che dall'immagine non sembrerebbe, però già se ci mettiamo uno stepper, la complessità sale. Poi, siccome diciamo è complicato, abbiamo bisogno di una libreria che ci supporti. Quindi decidiamo di utilizzare Formic. E siccome dobbiamo farlo velocemente, non possiamo farci il design toolkit da soli, no? Quindi decidiamo di sceglierne uno ben affermato, che è Material UI. Siamo felicissimi, siamo riusciti a fare questo form proprio in tempo proprio dei record e vabbè, il primo giorno e siamo stati così veloci che l'abbiamo fatto in meno tempo dello sprint e quindi possiamo passare il resto del tempo a giocare ai videogame. Ma subito dopo l'essere andati online, diciamo che arriva il nostro utente e dice: sul mio Nintendo 64 il form è lento. Oh cavolo, abbiamo un problema. Come lo possiamo risolvere? Noi decidiamo, cioè siamo degli sviluppatori bravi, facciamo front-end da 20 anni, decidiamo di usare i nostri superpoteri per risolvere il problema di performance. Quindi iniziamo a mettere use memo a destra e a sinistra, piazziamo qualche component, should component update. Formic c'ha fast field, che già dal nome, no? Fast field. Questo sicuro risolve i miei problemi. E poi vabbè, è il classico memo, alla fine. Andiamo online e i nostri utenti arrivano e dicono: ok, adesso funziona, più o meno riesco a usarlo. Ah, finalmente siamo felici, adesso possiamo di nuovo rilassarci. Ma il tempo passa e andiamo ad aggiungere feature sul nostro form. E succede che torna ad essere lento. È buggato stavolta perché dopo la complessità che abbiamo aggiunto con le nostre ottimizzazioni, con i nostri hack che siamo andati a fare, appena abbiamo toccato il form la seconda volta, è esploso tutto, non funziona più niente. Va bene, siamo disperati, non sappiamo più cosa fare. Decidiamo di fare un total rewrite, di partire da zero. Basta, non ne posso più, è impossibile la vita. E se abbiamo sentito parlare di questa libreria nuova che si chiama React Hook Form, che dovrebbe essere sia semplice che veloce. Andiamo a vedere se è veramente così. Semplice sembra semplice perché comunque basta utilizzare questo hook, use form, che ritorna questa funzione register e under submit. Con register io posso registrare i vari campi e under submit posso, diciamo, registrarmi su un evento submit. Eh sì, ma questo è bello. Però io qua nell'esempio vedo tutti gli elementi nativi. Quali form fai con gli elementi nativi? Nessuno. Noi dobbiamo usare Material UI e quindi vediamo se si può usare anche con Material UI. Si può usare anche con form, diciamo, con componenti custom, utilizzando questo componente controller. Diciamo che con qualche accorgimento può anche essere, diciamo, abbastanza riusabile come soluzione. Io mi faccio i miei wrapper a tutti i componenti, li riuso con questo controller intorno e funziona. Bene, siamo contenti, diciamo, il form, diciamo, funzionicchia. Ed è anche veloce, diciamo, by default. A differenza di Formic, che praticamente rirenderizza tutto di base a ogni modifica, React to Form utilizza un pattern che in realtà si chiama quello dei uncontrolled component, dove praticamente quando l'input cambia di valore, lui non causa il re-rendering di tutto il form, ma semplicemente del singolo input, perché semplicemente lascia al form di base, diciamo, il suo funzionamento, non lo controlla da fuori lo stato. Però, diciamo, se il componente uncontrolled, io come faccio a sapere qual è il first name senza fare re-rendering? In realtà Formic non è che è stato fatto da persone non brave,
Semplicemente fanno così perché se a te serve uno dei valori del form, tu lo puoi accedere facilmente. Quindi come facciamo in questo caso a prendere i valori del form senza, diciamo, andarci a perdere di performance? Vediamo se era qua. Non lo sappiamo. Ah, ecco, sì, infatti. C'è questa variabile, c'è questa funzioncella in più, watch, si chiama, che possiamo utilizzare per registrarci, diciamo, ai cambi del form. Quindi se io voglio fare che quando scrivo Mario esce Mario sotto, semplicemente faccio watch di first name e quello mi registra, diciamo, i cambiamenti del form. Ovviamente, in questo caso, ogni volta che io cambio Mario, tutto il form si rirenderizza, ma posso risolverlo, diciamo, comunque creando un componente separato per questa parte e, diciamo, separando il rendering per questo componente. Che era quello che volevo spiegare in questa slide, rendering isolati. E praticamente io posso fare un componente che utilizza look use watch, che sarebbe, diciamo, la versione hook di quella funzioncella di prima, e passandogli, diciamo, questo control, io posso, diciamo, ottenere lo stesso risultato precedente senza dover rirenderizzare tutto il form, perché adesso quando il first name cambia, solo il componente name viene rirenderizzato. Infatti i rendering count, diciamo, rimangono sulla versione giusta. E un'altra cosa bella, che secondo me in realtà è la più bella di tutta la libreria, è che c'è una la parte di validazione è molto ben fatta. È molto ben fatta perché non espone semplicemente delle API semplici per definire qual è la validazione da applicare. E inoltre supporta anche, diciamo, i vari schema validators come UP e tutto il resto. Ma ha anche una UX, una buona UX by default. Perché, diciamo, innanzitutto applica la validazione solo dopo il submit. È una cosa che odio dei form, è quando tu inizi a scrivere le mail, scrivi le prime due lettere, e già inizi a dire, no, guarda, è sbagliato. Finito, fammi finire, e poi dici che è sbagliato. E in realtà questa cosa da implementare da zero non è semplice. Ogni volta ti devi mettere a implementare le tue regole di validazione per bene. Invece questo lo fa da by default. E comunque in realtà è configurabile. Diciamo, nel caso estremo in cui io preferisco un altro tipo di validazione, tipo al change e basta, basta che configuro il look dicendo ok, validami al change e funzionerà così. Ovviamente io ho già detto una marea di funzionalità, no? È molto configurabile, molto flessibile, veloce, deve esserci per forza qualcosa di brutto dietro, che uno non può mettere dentro tutta sta roba e andare bene. E infatti, diciamo che tutto è diciamo, controllato da regole che a volte non sono manco troppo, diciamo, intuitive. Non è che dici ci può arrivare senza leggere la documentazione. Ad esempio, un problema nel quale io sono incappato è che, non puoi... Aspetta, questo... Ah, ecco, ad esempio... E che espone anche questa variabile, form state, che ci espone diciamo, lo stato del form, che può essere dirty, validato, oppure se ci sono errori o no. Per essere ottimizzato, in realtà per ottimizzare il numero di rendering, React form, Hook Form ci fa la sottoscrizione allo stato specifico di form state quando noi prendiamo il valore. Quindi praticamente form state è un proxy che registra degli ascoltatori quando noi leggiamo is valid e is dirty e capisce automaticamente che a noi di form state servono solo queste due cose. Quindi quando il form ad esempio va in errore, tutto quanto non viene rirenderizzato. Il problema è che se io metto button is disabled in questo modo, se diciamo il form rimane sempre dirty, io non mi sottoscriverò mai a questa seconda parte. E quindi, praticamente, cioè, tutta questa roba che è bellissima ci porta a dover fare sempre il deconstructing prima di utilizzare le variabili del form. E per arrivare a questa problematica
Uno dice, ma a me non mi funziona, cioè io ho detto che deve essere disabilitato se non è valido, ma quello non è valido e non è disabilitato. È perché, diciamo, c'è tutto questo giro qua. No, nemmeno. Quindi è proprio nella documentazione specifica di ogni parte. Quindi in questa libreria è importantissimo andarsi a leggere la documentazione, altrimenti si esplode. E prima, nelle versioni precedenti, c'erano dei warning che ti aiutavano a risolvere questo problema, però li hanno tolti perché facevano troppo casino nella console. Io ho aperto una issue, ma non possiamo mettere i warning? Lui ha detto no, li abbiamo tolti. Va bene. E comunque, un'altra problematica nel quale sono incappato è che non puoi fare reset durante la validazione. E se lo fai, succedono cose strane. Tipo lo stato del form non si aggiorna bene, cose del genere. Questo, diciamo che lo sviluppatore pensa di averlo risolto, in realtà pensava perché io sono incappato in un bug su questa roba, quindi non è vero. Però, diciamo, questi sono degli angolini che sta provando a smussare, però cioè, ci sono regole come questa che non puoi fare reset dentro l'onsubmit, no? Quindi devi trovare il modo di farlo fuori. E diciamo, nel mio caso io ho risolto mettendo il reset dopo un effect, però. Ecco qua. Però, comunque, in realtà, teoricamente, questi sono tutti problemi risolvibili. Perché se arriva una persona con... pure spiegato il perché. Perché se arriva una persona di buona volontà, che ci scrive un bel plugin per ESLint, su queste cose, diciamo, uno ha l'assistente automatico mentre sviluppa, un po' come con testing library. Però, diciamo che non è un punto a favore della libreria, sicuramente. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è che handle submit è eseguito in modo asincrono, sempre, pure se il mio handle submit è sincrono. Questo è per gestire la validazione, diciamo, asincrona. Però questo cosa ci porta? Ci porta al fatto che se io scrivo i test per il mio form, io sono sicuro che il mio form è sincrono, vado a scrivere il test e il test non passa. Vado a capire perché il test non passa, vado a leggere la documentazione e nella documentazione dice, ok, avanzata, una documentazione avanzata, c'è scritto, se vuoi scrivere test, devi mettere, diciamo, le attese con wait for, oppure con altre API che comunque fanno delle attese in base al tempo, no? Che fanno un po' di polling per vedere se è arrivato allo stato dove ti aspetti. Quindi la cosa bella di scrivere test con React, dove tu puoi fare tutto in modo sincrono, non ce l'hai con React Hook Form. Eccolo qua. E poi un'altra cosa, la validazione è, diciamo, se la validazione è asincrona, quindi richiede un extra render al mount. Significa che praticamente quando io monto l'applicazione e se diciamo, mi sono registrato con form state allo stato di svalid, tutta roba complicatissima. Poi è solo per farvi capire l'entità di questa roba, se volete affacciare a questa libreria. Poi comunque leggendo la documentazione si ci arriva, eh. È solo che per... Prima abbiamo parlato dell'enormità di feature bellissime, però questi sono, diciamo, gli effetti dell'enormità di feature. E diciamo che se sto usando isvalid nel mio form state, quando l'app rirenderizzerà in modo asincrono perché fa la validazione per capire se il form è già valido o meno, perché lui deve montare il form, prendersi i valori dagli input, vedere se sono diciamo, validi e poi rirenderizzare se è valido o meno. Quindi per far passare i test e non avere i warning, è stato fatto un render fuori da ACT e tutto il resto, dobbiamo wrappare la nostra funzione di rendering con questa cosa qua, che penso di averla con questa cosa qua, await, act, async, bla bla bla. E poi, al di tutto, io sono arrivato in questa nuova azienda, avevamo un progetto che aveva problemi di performance sui form, e ho detto facciamo la follia, mettiamoci React Hook Form.
Il form era pure abbastanza complesso, quindi... Mi hanno licenziato, ho detto, ma che miseria, ho fatto un disastro. Praticamente ho detto, vabbè, risolviamo i problemi con React Hook Form, perché comunque questa è una storia vera. Io prima ho provato a risolvere i problemi di Formic con UseMemo, Shoot Component Update, bla bla. Ho visto che poi era diventata una follia. Ho detto, vabbè, proviamo con un'altra libreria. E ci è capitato poi nella scrittura dei test che c'erano delle cose che non passavano, diciamo, perché non avevano molto senso. Ad esempio, per il problema che ho detto prima, che non puoi fare reset dentro il non-submit, avevamo avuto dei bug strani, ma qui, ad esempio, io ho dovuto aggiungere un trigger così a caso per fare in modo che il test passasse. Perché il test era corretto, cioè questo evento non c'entra niente con il funzionamento del form, io ho dovuto piazzare questo evento qua in mezzo per far avviare altre validazioni di React Hook Form e far passare il test. Diciamo che lo sviluppatore ci lavora costantemente sulla libreria, ogni volta che ha aperto un issue, 5 minuti dopo lui rispondeva. Quindi diciamo che è molto aperto, diciamo, anche a debuggare cose assurde come questa. Però comunque uno non è che può perdere mezza giornata ogni volta che trova un bug per trovare il modo per riprodurlo. O almeno nel mio caso l'ho potuto fare perché comunque il tempo ce l'avevo, però se sei su un progetto a scadenza non lo puoi fare. Comunque, conclusioni. Diciamo, il nostro form è diventato veloce senza aggiungere troppa complessità, diciamo, il form era già complesso, quindi almeno però non avrebbe dovuto fare Shenanigans per riuscire a farlo andare veloce. E diciamo, la UX di validazione è migliorata magicamente grazie ai default di React Hook Form. E di contro ci sono molte regole assurde da seguire e il testing può essere non facile, non solo perché, diciamo, uno può incappare nei problemi di asincronicità, come ho detto prima, ma anche perché a volte ci sono dei bug assurdi pure lì che, diciamo, ci portano ad avere più difficoltà nello scrivere i test. Sicuramente c'è da notare che l'applicazione che ho dovuto portare alla platform era davvero complicata, quindi magari, diciamo, uno non ha questi problemi se fa una migrazione di un form abbastanza semplice. E c'è da dire soprattutto che l'applicazione era lenta non per colpa di Formic, ma per colpa di MaterialY, che ogni render costa parecchio. Quindi, detto questo, siamo stati tutti contenti dopo averci, diciamo, combattuto un poco del risultato, anche perché siamo arrivati alla fine a un risultato che è facile abbastanza da mantenere. E una volta che abbiamo individuato i vari pitfall, la macchina è partita e si mantiene abbastanza bene nel tempo, e quindi diciamo, il risultato è stato sicuramente positivo. Grazie a tutti. Allora, questo dovrebbe averci anche le domande, quindi evito di fare la valletta come l'altro giorno e corro da una parte all'altra con due. Ah, bello. Prego. Intanto da casa potete scrivere sui commenti delle varie dirette, vi seguiamo da lì. Ciao, allora, sono Marco e io proprio in questi giorni sto combattendo a craniate con Formic, quindi quando ho visto questa cosa ho detto mi devo correre. E una delle cose che mi sta facendo dare craniate nel muro è che io ho da editare strutture di oggetti complesse, cioè dove non hai soltanto una paginetta con first name, last name e le solite quattro cose, ma hai oggetti innestati. Gli oggetti innestati ovviamente portano i loro problemi, perché possono essere array di oggetti con magari dentro altre cose, no? Con Formic questa cosa è veramente allucinante, perché di per sé funziona. Tu dici, ok, io prendo il field, anche se è un array non è un problema, tanto Formic mi ritorna l'array. Il problema è che poi tutto il resto non funziona. Validazioni, errori, perché l'errore che dovrebbe essere una stringa diventa uno shape dello stesso oggetto che stai editando. Quindi cominci ad avere tutta una serie di cose che sono un po' off-label, diciamo, e mi chiedevo, questa libreria come si comporta con oggetti con nested object oppure strutture che non siano stringhe o numeri?
se hai avuto già esperienza, ecco quello. Allora, una delle complessità del form era proprio questa, che teneva, una delle complessità del form, diciamo, che, sul quale ho lavorato, era proprio questa, che aveva proprio, proprio array di oggetti, con dentro validazioni e tutto il resto. Prima con Formic non c'era la validazione, quindi non so dirti... In realtà il problema di Formic, immagino che sia, essendo schema base della validazione, tu ti devi andare a costruire tutta, diciamo, l'architettura da sopra. La cosa buona di React Hook Form è che la validazione la puoi scrivere vicino ai campi e puoi accedere, diciamo, a oggetti innestati con la dot notation, quindi puoi fare, che ne so, user.firstname e lui ti edita user.firstname. Puoi fare pure user first name 0 bla 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 e funziona tutto. E su questo, diciamo che sto muovendo le slide. No. Ah. Su questo, diciamo che non mi sono trovato malissimo. Però è che la verità è che molta dell'entropia era creata proprio da Material UI, che diciamo con vari portali e roba del genere aggiungeva pezzi asincroni. E siccome React Hook Form registra gli elementi del form, diciamo, sugli input, non lo fa da sopra, se hai, diciamo, un form con queste tempistiche qua, magari è più probabile che vai a finire in edge case della libreria che non sono stati trovati da nessuno. E quindi il mio problema è stato il mix tra oggetti innestati e oggetti innestati montati attraverso portali di Material UI e tutto il resto. Quindi infatti poi per replicare la issue ho dovuto mettere in mezzo Material UI e fargli vedere a quello che succedeva. Eccolo. Io ho un po' un dubbio, sono anni che faccio questo lavoro e ogni form che ho scritto, ogni cosa era tutto un controlled component dall'inizio alla fine, perché così c'era scritto sulla documentazione e così va fatto. Sto esagerando, però a parte input type file, a me non mi è mai capitato di dover lavorare con un controller component. La domanda è: come è complicato o non complicato dover. Spesso è una specifica funzionale in cui ti dicono mi devi filtrare con questo comportamento che magari non riesci neanche a far scriverlo con una regex. In questo caso è possibile che, esempio, prevenire all'utente a inserire una certa regex, un certo comportamento utilizzando questa libreria? Sulla, diciamo, flessibilità sicuramente puoi fare tutto, nel senso che la differenza rispetto a, diciamo, alle librerie di form classiche qual è? È che in realtà React Hook Form non usa lo stato di React per memorizzare lo stato del form, ma utilizza degli oggetti a parte e che poi ai quali fa le subscription, diciamo, da solo. All'interno della libreria è tutto scritto in stile observable, quindi è proprio difficile da seguire, è una follia. Però diciamo che il suo lavoro lo fa bene su questo punto di vista, perché tu hai proprio due cose separate, lo stato del form e quello che vuoi vedere, diciamo, nella tua applicazione. Quindi il problema, però, qual è stato nel mio caso? È che io, sempre la documentazione che, diciamo, te la devi leggere per bene ed è lunga e non lo fai, se utilizzi quella funzioncella watch per fare, diciamo, la subscription a parti del form, quella ti registra gli eventi all'interno del use form centrale e quindi quando utilizzi quella, tutto quello che è registrato al form, quindi tutta la parte, pure se usi context e tutto quanto, rirenderizza tutto ogni volta che quella cambia. Se invece utilizzi quell'altra, use watch, quella invece è fatta meglio, nel senso che i listener li registra solo nel componente dove l'ho usato. Quindi, però forse non ho capito bene la tua domanda. Posso prevenire un aggiornamento di un type value se, in base a certe logiche che mi vengono specificate dal cliente? Cioè, se io non voglio che si aggiorna se non c'è una B o una C all'interno dell'input, è complicato farlo. Ah, tu dici l'input mask è il problema. Sì, quindi se vuoi fare un input numerico e non vuoi che l'utente ci metta le lettere. Sì. Vabbè, quello è un problema del componente, tu lo risolvi a livello di componente, quel componente ha un input mask nella quale non puoi inserire numeri,
e sopra ci attacchi, diciamo, gli onChange di ReactiveForm per passare i valori all'interno di tutto quanto. Quindi sì, alla fine puoi fare quello che vuoi, perché lo puoi risolvere prima di passare i valori al form. Vado io. E, rispetto a React e alle altre librerie, hai citato Formic, sì, però vicino a Material UI, quindi Porella... in realtà il vero problema non è Formic. Ma rispetto ad esempio a un altro classico grosso di React Final Form, che nasce con altri concetti di base, però la tua su un paragone, se hai usato... Non l'ho mai usato. Mai usato React Final Form? Il motivo per cui non ho mai usato Final Form è che ho detto ok, proviamo Final Form, vediamo la documentazione. Mi sono spaventato ogni volta. Non so come darti torto. È vero, la documentazione fa abbastanza pena. E vabbè, niente, volevo sapere un attimo se c'hai un'esperienza tra le due, perché ecco, io uso molto React Final Form, perché negli ultimi 5 anni ho letto il codice per capire come funzionasse, adesso so usarlo. E quindi vedevo un po' da una parte il paragone con la sintassi, il modo di utilizzarlo. E React Final Form è full controlled a tutti gli effetti. Però c'ha un suo meccanismo di performance, loro si vendono come super fast, e c'è un sistema di observable sotto, eccetera, eccetera. Ah, e dall'altra parte c'era il discorso documentazione e community dietro. E più volte hai citato lo sviluppatore che c'è dietro la libreria, quindi l'altra domanda che avevo è quanto è giovane, se l'hai visto, la libreria, non lo sviluppatore, e che tasso di adozione ci sta, nel senso che hai evidenziato alcune problematiche che non sono proprio casi assurdi in certe situazioni, quindi mi fa sospettare che comunque è una libreria giovane. La verità è che scrivere issue, diciamo, pure aprire PR, c'è parecchia gente, però questo sviluppatore è talmente attivo che risolve tutto. Quindi se tu vai sul repository troverai, che ne so, un sacco di issue e PR aperte, però cioè chiuse, mergiate, però molto del lavoro lo fa lui, quindi è molto centralizzato come libreria. Come adozione non ti so dire, la mia impressione è stata che è molto utilizzata, è stata parecchi anni in giro, non è uscita mo. Okay. Quindi cioè, non è una cosa proprio nuova, e stanno comunque, hanno fatto uscire parecchie versioni. Secondo me cioè, tutte queste problematiche sono dovute dal fatto che conciliare tutte queste funzionalità dietro un API semplice da utilizzare non è facile. Ok, va bene. Metti un dito? Mettiamo la password così ti la vedi. No, quella è solo di Luca che mette la password in chiave in diretta e deve cambiarla poi. Ricordate, ha messo la chiave. Ciao Luca che ci segui. No, forse non lo so. E altre domande? A posto? Ci sarà tanto occasione dopo. Grazie Guido. Grazie del talk.